Cecilia! Ecco! Ecco, signor! Il caffè? Non c'è. Non ci sta. Se non mi manda a comprarlo, paura che no. Come sarebbe a dire? Non c'è lo caffè a casa. A dire la verità ci starebbe, ma lo vecchio l'ha chiuso a chiave. E dove? Lì alla camera sua, insieme allo zucchero. Ci mancava anche questa. Con tutte le angherie che mi fa, ma mi nasconde lo caffè e il zucchero. Che vuole fa? Più tempo passa e più peggiora. Ma che grillo, gli sarà stardato sulla capoccia, sto matto. Lei lo sa che se impiccia di tutto e non gli sta bene niente. È andato la rutinello a misticare dentro la vetrina e ha controllato lo caffè e lo zucchero. Ha cominciato a sbraitare. Guarda che roba! Una lira di caffè e mezza di zucchero già sono smezzati con la settimana. Su sta casa non ci sta una regola. Tutti a sprecare. Ha avviato su tutto e l'ha chiuso dentro l'armadietto della camera sua. Io non ne posso più. Sono stufa, sono schifata. Che vergogna. Non so padrona di niente su sta casa. Guarda, da un po' di tempo si è pure fatto mettere la scrivania sua qui, su sta stanza dove io lavoro, dove ricevo le amiche. E certo, perché dice che ci sta più luce. Tanto lo so che l'ha fatto per farmi rispetto, come al solito. E comunque, ogni volta che lo sento arriva, mi tocca gli via per non sentirlo. E lo marito mio? Quello all'occhio dello marito mio, con una figlia da marito, c'ho pure paura a parlargli. Ma guarda, per fortuna se voglio attorno a casa mia, così glielo faccio vedere che non c'ho bisogno di loro. Ah certo, eh. È roba da non credere che un giovanotto ammogliato di 36 anni non è il padrone che spende una lira perché la dovete mandare al padre. Ma se vuoi vedere che un capo di casa fa menà figlio, nora e nevote per poi farsi fregata a un fattore che si arricchisce senza che esso se ne accorge. Che vuole fa? Lo vecchio abbiate in simpatia padre e figlio. Pensa un po'. Se vuoi abbiate in simpatia nel loco come qui. Ma che dice di Nicolino? Dice se no. De stu mammoccio, degno figlio dello padre. Beh, non è poi tanto accio Nicolino. Ah, ho capito a te. Ti piace, beh? Beh, che c'entra. A forza di vederlo, è nato un po' in simpatia. Purtroppo, un suocero mio se l'è messi dentro casa per farmi dispetto e mi tocca sopportarli. Ma più per forza, perché appena mi si marita la figlia, lo trovo io il modo di sciacquarceli dalle scatole. Va a vedere chi è, va? Vuole cacciarvi anche Nicolino? Cammina, va a vedere chi è. Va bene, vado. Manna via, me ne vado anch'io. Ma come? A una come me, che dovrebbe essere la padrona di casa, ma se nasconde la roba? Perché me l'ho fatto senza camicia? Gli ho portato 6.000 ducati di dote, mica torto. Chissà che è mo che viene a scocciare. Io meno gente vedo e meglio mi sa. Posso? Oh, cara signora Rosa, che piacere vederla. Sta bene? Benone. E lei? E così così. Sta forte. C'ha freddo? Gli faccio portare il braciere? No, grazie, sono abituata ad assistere. Anch'io, da quando ero piccola. E anche la figlia l'ho abituata a risparmiare. Brava, che fa a proposito Laura? La conosce? Ebbene, l'ho vista qualche volta a me, so che è una brava ragazza. Ah, sì, sì. Sarebbe ora che piasse marito, ma mi ci vorrebbe proprio una buona occasione. A dì la verità, sarei venuta proprio per questo. La vuole marita sul serio la figlia? Che per scherzo? C'ho un partito per le mani, che se va in porto me benedirà fin che calma. Oh, Dio la benedica! E chi sarebbe sto giunto? Prima che gli dico chi è, mi deve assicurare che la vuole maritare sul serio. Non gli ho detto decide. Può decide lei? Dovrebbe decidere il padre, ma farà né più né meno quello che dico io. E lo so, ce l'ho. Sono contenti, padre e madre, sarebbe bella che sopponesse l'onore. E mi scusi, signora, e la dote, chi gliela dà?
Gliela dovrebbe dare un nonno, visto che vuole decidere tutto lui. Sai, il marito mio è un po' troppo sottomesso. Ma in fondo ci sta la dote mia e ci stanno i soldi che la suocera ha lasciati al padre. Chi li tiene? Lo vecchio. La mia sale su. Dio, se fa da matto, ci faccio anch'io. Calmi, sora Rita. Se non ti vuoi da niente, eh? Ma sì, c'ha ragione. Dicevo sì, per dire, anche perché il vecchio, benché avaro e stravagante, ha sempre detto che ci tiene a fare la marità. Sì, sono sicura che lo farebbe per liberarsi di una bocca da sfamare. E niente, dicevo, chi è sto giovanotto? Prima che ti dico chi è, mi deve dire quanto darà di dote. Ma se non so di che partito si tratta, mi faccio a valutare che dote si merita. Mi scusi, sa. Pensa che io posso proporre uno scarzacane? È un fiore di ragazzo. È un fiore importante. È mica un bisciacane. È un nipote mia. Studi a Firenze. Un nipote suo? Se è un parente suo non può essere altro che una persona per bene. È figlio unico. C'ha una rendita di 1000 ducati. E in più porta avanti il commercio del mio padre. Non c'ha vizio, eh? Un vero gentiluomo. Si chiama Domenico. È figlio degli signori Massimo e Roberta Rapunzuli. Oh. Che ne dice? Che te lo dico? Rimango! Sei così bravo, sono proprio fortunata! Lui lo sa che la figlia mia è brava, virtuosa e anche ottima casalinga, sì. Sei informato, e l'ha vista pure. Come l'ha vista? Oh, sei calma, sul balcone tu guardi in chiesa. Oh, Laura, lo sa! Parlare non hanno parlato mai, ma se sa l'orchi hanno fatto la parte loro. Oh, poretta me! Oh, non esageriamo mica questa nuda. Da che mondo ragazzi e ragazze si sono guardati sempre. Ma sì, se cominciamo a guardarsi se finisce non ce l'iniziamo. Io la ringrazio tanto e faccia che la cosa vada in porto. Va bene, ma quanto darate dote? Quanto vorrebbe? Oh, lui non pretende tanto. E lo padre con la madre si rimettono a me. E che gli dico? La dote mia erano 6000 ducati. Gliene do altrettanti. In contanti? Certo. Mi dà la sua parola? Gli do la parola. La potrà mantenere la parola che mi dà? Lo mette in dubbio. Ma per carità, per me basta così. La riverisco. Maggio mia. Tornerò per la risposta definitiva. Posso venire con un giovanotto per fargli conoscere la fidanzata? Dopo la firma del contratto. Oh, con le regole, ma i tempi ormai sono cambiati. Ma qui si tratta della figlia mia. Anzi, guardi, ci tengo che le cose siano fatte bene anche da parte vostra, senza badare alle spese che vi competono. Capisco. Ma ci stanno più giorni che sarzicce, dice il proverbio, che sarebbe a te che tocca pensare anche all'avvenire. Quando ha sposato lei, quando hanno speso. Poco di sicuro. Volete? Ma in questo caso il marito mio non è tirchio come il padre. Ce siamo capite. La saluto affettuosamente. Le sono tanto obbligata. Sto tranquilla che è fatta. La compagno. Una fortuna più grossa non mi poteva capitare. Sono sicura che Loretta si troverà bene con questo giovanotto. So che è bravo. So di che famiglia è, con un marito mio. Aster, vieni qua. Sta buona e non chiacchierà perché io non c'ho colpa. Perché? Dello caffè e dello zucchero. Io non so niente e non voglio sapere niente. Ci stanno cose più importanti adesso. Buone o cattive? Buone, buone. Meno male, c'ho sempre paura che siano cattive. Dimmi. Ho maritato la figlia tua. Che? Sei maritata Laura? Quasi. Ma come quasi? È stata promessa. Ma da chi? Da me. Te vorresti opporre a una cosa giusta che ha fatto la moglie tua? Io l'ho chiamata. Lo so. Non so padrona di niente su sta casa, non comando niente. Ma io al mondo non c'ho altro che sta creatura. Io mai credevo che fosse anche la mia. Non c'hai tolto.
Ma quando te dirò chi l'ho promessa, sarai contento anche tu. Allora brigati. Oh, anche tu, mi parli in un modo. Ah, voglio sta zitto? Mm-hmm. Sta zitto. Domenico Rapuzzoli, lo conosci? No. E il padre Massimo? No. E la madre Roberta? Peggio mia! Oh, ma che uomo sei? Non conosci nessuno? Rosa Stefanini? E chi è? Oh, se non li conosci tu, li conosco io. Ma io non chiedo. Lo partito è buono e la figlia starà bene. Sarà così. Non dici che avevo fatto una bella scelta? Evo? Hai detto che sei stato bene. Ho detto che sarà come dici tu. Senti, pensi che ho fatto male a promettere 6.000 ducati? Beh, sei contento papà, contento di tutti. Senti, ne devi parlare su. Io? Ma che gli dico? Quello che ho detto io. Ah, ma questa gente non la conosco. Se non la conosci tu, la conosco io. E allora parliene tu. Ma che amo sei? Ma cominciamo a litigare? Certe volte mi fai venire freddo. Ma che pretendi che quella figlia rimanga chiusa dentro casa a fare la tutta? Deve fare la fine mia? Per carità, la te la passa. Ma che devo fare? Sei un uomo o un pigliocchio? Tu che dici? Dico che con papà tua sei un pigliocchio perché t'ha messo sotto. Cammina, vacci là. E se te fa lo difficile, sgrida gli alimenti! Sbrigati per carità che sei una finisce, ma c'ho una rabbia addosso che figlio mocciti, chi mi capita a te? Ma che è sto diavolo di te collera? Parli, parli, tu non rispondi. Allora pensa pure a quello che dico, con te poi che pigli fuoco. Io parlerò. Subito. Ma sì, sì, prima del pranzo. Ho detto subito. Ma chi è sta prescia? Cammina! Sa che ci vuole? Che uomini che si trovano a fuggire tanto bene a me mi doveva capitare sta disgrazia. Io, che so tutta pepe e poco, mi doveva capitare sto salame, sto capo corta. E la figlia tale quale al padre. Ma per fortuna ci sto io, che non mi perdo manco in mezzo a un'armata di soldati. Sto zitto.
Dunque, se cercavo, perché sono dietro alla cucina, c'è sta un focaraccio più grosso di quelli che fanno i Monteronari forte forte per la festa di Santa Lucia. Ma che te credi che a me me la regalano la vegna? Oh, dica a te! Ma dice che non devo parlare. Siccome la cucina se ne aspetta lo fuoco, lo tutto ne accende, se no non si mangiava. Sì, ma non mi dica che ci vuole una carrettata di legna per cuocere un po' di bollito. Ah no? E che ci vuole? Bastano due zeppette per dargli fuoco, tre o quattro stroppi, che invece dei pizzoli, perché costano troppo i pizzoli, però tu non te lo ricordi mai. Ecco, poi, quando lo pranzo è cotto, smorzi lo fuoco con un po' d'acqua e cucina la legna pronta per la cena. Ma una cucina d'inverno deve essere sempre calda, no? Se c'è freddo le mettiamo a mantella. Perché ti vergogni? Ma se la legna è zuppa, come faccio a riaccendere? No, te acqua ce ne metti poco che greco, per ora la cena si è asciuttata. Ma se stendo a cena, sai come faccio? Io soffi. Chi è le faccende mie che fa? Fai soffia la serva. E le faccende della serva chi fa? Chiami la nora, se no chiami la nipote, se non ce vengono loro, greco, ce vengono io. Ma quando io dico su sta casa da fare una cosa, Sei soffia? Sì, Sei soffia tu. Quello spiritoso fai? Ti ricordo le parole che devi usare con me. Sì, signor padrone, comandi, signor padrone, riverisco, signor padrone. Sì, signor padrone. Che ci sta lì a cucina? Cecilia. Hai detto? Cecilia. Credo, se tu sei sordo come un'accetta, più ti mangi le parole. E io non te capisco, vieni qua. Allora? Allora che? Chi ci sta lì alla cucina? Guarda qui. Chi ci sta lì alla cucina? La serva! Questa qua? Sta pulendo. Vieni a portarsi io lo riso. Ma ne è presto? No, io lo riso, se butta io un bardone, un'ora e mezza prima di mangiare. Ma no, 20 minuti? No, non capisco. Non capisci niente, Greco, vedi, tutti non capite niente su sta casa. Un amico mio mi insegnò a Roma che se lo butti io prima su una cazzarola grossa, un pugnetto di riso cucito, quello bolle, butterebbe la cazzarola. Le vengono certi vinti cuci grossi, ci mangia in 20 persone. Io vuoto. Gregorio, Gregorio! Comandi. Un figlio mio dove sta? Sta la camera con la padrona. Che sta qua? Non l'ho guardato il buco della camera. La nipote mia dove sta? Sta lì Udinello. Che fa? Cuce. Che cuce? I bottoni sulla camicia. Di che colore è? La camicia bianca. Di chi è? Non gli ho domandato. Lui non manda mai niente in cucina. Il fattore? Il fattore sta allo studio. Che fa? Scrive. Che scrive? Non so. Non sa da mai niente. Un fio? Un fio sta con padre. Che fa? Non ci ho fatto caso. Allora senti, mi chiami un fattore e poi va a vedere che fa un figlio mio e me lo viene a te. Sì, signor padrone. Via, spia, ve lo andavo. Hai detto? Riverisco, signor padrone. Casa ce l'ho gli amici una fatica, non che pensa tutto a me. Per fortuna c'ho un fattore che è bravo, per carità, fidato, leale, se c'è a lui. Ormai cominciano a pesarmi un po' l'anni anche a me, ma a parte che ci sta che chiama fino a 100 anni, 105, potrei arrivare anche a 120. Comincia anche a dormire poco la notte. Che comanda? Ignorante, ma che se ne associa all'improvviso sono urte, eh? Ma tanto chiama lei? Io l'ho fatto chiamare. E poi se ti ho fatto chiamare che te ci risenti? Hai finito la copia di lettere? No, non ancora. Cosa per tutte e tre stulli, ma tu devi lavorare più, devi lavorare. Ma non è uno stullo, ma
Ma io faccio i conti, scrivo, vado a pagare, vado a rispondere. Ma caro sor Torquato. Caro sor Torquato a me. Caro sor Torquato. Sor padrone mi dici, ricordatelo, guai a te sul dicevo. Io sono un padrone tuo. Beh, scusi, ma lei sa per le incombenze che mi assegna. Comunque d'ora innanzi chiederò soltanto sor padrone. Ecco, bravo. Dove sta Nicolò? Sta lì in ufficio. Come sto battaccio, c'è voglia a lavorare? Pare di sì. A me mi pare, no? Ma pizzi non ce l'ha. Quanti anni c'ha? 19. 19 anni? 19! E spiega, le tuffe come Gregorio, per mangi le parole, di quanti anni c'ha? 19. 19. 19. Fai il piano. Ma così su tu vieni? Sì, perché c'è mezz'ora. Ma guardi che sarebbe una fortuna questo ragazzo se può far maritare, eh? Però bisognerebbe trovargli un buon impiego. Che penso io? Bisognerebbe trovare una ragazza per buona famiglia. Guardi. Non parlo. Lo sai che voglio da? Come faccio a sapere? La nipote mia. Lauretta? Sì, Lauretta, ma zitto, eh? No, io non parlo, ma... Perché? I genitori, che diranno? Ma che non la dico, ma no io, no? Dunque, la moglie mia portò 6.000 ducati di dote. La nore mia ha portato 6.000 ducati di dote e la nipote mia dovrebbe altrettanto. Ma caro sor Torquato. Ah, ci facevo con Mario, non so caro per niente, ricorda. Anzi, tanto un noto sul fazzoletto, quando il dito lo ricordi. Senta, che dovrebbe fare il mulino? Come che dovrebbe fare? Quello che fanno tutti i mariti, che discorsi fai? Ma perché tu quando hai pigliato moglie che facevi la moglie? No, ma io veramente... Già sei ascoltato. Volevo dire che lavoro dovrebbe fare pure. Niente, devi stare con te in ufficio, gli insegni bene il lavoro che fai, così quando mori mi servirà lui. Ah, ci sento morire prima io. Ma li soldi, sta tranquillo perché te li tengo io da parte. Con gli interessi ci va a capire più. Oh, capito. Che hai capito? No, dico se tante volte gli vengono i figli. C'è cassa gli vengono i figli, dico, perché sono tinti io? No. Spenderò qualche cosa di più, a cercare 6-7.000 ducati di più, almeno 6-7 ducati, 7.000 sono troppi. Ma che sta facendo? Ma che mettete a portare? Ma che? Poi scrivo un contratto, capito? Bravo. Bene. A me è ammirato per sempre questo. E fai ogni anno. Riverisco, signor padrone. In questa maniera i soldi da casa non scappano. La nipote mia la mantenevo prima e la mantengo dopo. E obbligo padre e figlio a lavorare quasi gratis per me, perché i soldi non ero pochi, mangiano qui. Se nascono i figli, pazienza. Dico, se sono femmine, sostituiranno la servitù. E se sono maschi, quando morirà l'umore unicolino, lo padre ne serviranno loro. Oh papà! Posso parlare? Io, La cosa è oh, scusa me! Di fronte a papà tua. Che è? Per la diva che scengaggine che ha fatto la moglie tua? Te devo parlare della figlia. Ma che ha fatto questa scena? E poi perché la chiami scema? Perché c'è, perché ti ha subito la vota. E posso dire quello che mi fare, o no? Io non chiamo. Ecco, bravo, come vuoi la figlia tua?
Niente, che ci sarebbe una buona occasione per sistemarla. Io sistemo. Già sistemata? Sì, signore. Ma senza che io so niente? Lo saprai quando lo decido io. E la moglie mia lo sa? Lo saprà anche essa quando decido io. Puritti noi che broglio! Ma da che broglio parli, credi? La moglie! La promessa! La promessa? E tu ce lo coraggio la faccia di venire malati in cucina? Ma quando mai una femmina si può via certe responsabilità di promettere una figlia senza sentire un capo di casa? Con te lo può fare? Che si inghiappo con lui vestito d'oro. Ma come no? Ricordalo, la figlia tua si sposa quando e come decido io. C'è da dire qualche cosa? Io non c'è. Se non capito. Mi dispiace per la moglie. Ma non la parla con me che c'è penso io a mettere a posto quella lì. Ma almeno se può sapere a chi l'hai promessa. Lo saprai quando decido io. Ma io sono padre, no? Io sono un padre dello padre, un padrone del casa, di fratelli, del un negozio, di tutto, ricordatelo! Capito? Puritto me, ma non che gli dica questo? Ne sa che è quello, io vi vado di là! Immagina? Ah, un burbacchiona, ho capito, Se le cose non fossero decise non me sarei permessa. Beh, anche se il contratto non è ancora stato firmato, so che ci sta la parola. Però prima ci vorrei parlare io. C'ha ragione, lo posso chiamare? Certo. Non vorrei che quel matto dello socio avesse fatto qualche scena là. Fa lo marito mio. La signora Rosa è arrivata prima che mi credessi. Oh, quello che succede, succede. Ho dato la parola e la devo mantenere. Riverisco, signora. Prego, s'accomodi, signore. Questa è la sora Rita, madre di Laurenti. Oh, non sono certo degno dell'onore che mi viene concesso. E ringrazio la zia che me ne ha procurato tanto. La fortuna è mia ad avere un genero tanto gentile. Ma mi permetta. Come farsi? Ma via, la prego di accettarmi più come un figlio che come un genero. Ho sentito, sora Rita. È pieno di spirito e di grazia. E certo, al confronto Lauretta mia è un po' timida. Ma via, è giovane, cambierà e poi è buona. E con i buoni si vive sempre in pace. Sì, a parte che anche il marito mio è buono, ma è all'occhio. Come dice? Chiami Lauretta. La chiamo subito. Lauretta! Lauretta, vieni, tesoro! Laura! Eccola! Buonasera! 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 Che desideri, mamma? Che va? È più bella da vicino che da lontano! Ti piace? Figlia, qualche cosa! Non mi dispiace! Sono felice di aver trovato una sposa così buona e bella. E voglio assicurarla della mia stima e del mio amore. Oh, grazie. Non so sa parole belle come queste, ma l'assicuro che farò del tutto per portarne l'affetto suo. Ah, qualcosa di limpido, di innocente, che mi commuove. M'ha conquistato su. Signor Domenico! Ma via, signora, le prende solo la mano. Sì, ma non esageriamo. Oh, se, vieni, vieni! Signore? Lui è diventato Laura. Pure il tuo mi permetta che abbia... La... Grazie, grazie. Senti, boh. Papà. Dice che la vuole fare da lui. La promessa. Strilla, strella. Se vede qua, stiamo fritti. Zitto, non ti ma che facciamo?
sta qua di cosa di nuovo, sorellita? No, no, va tutto bene. Vero. Già che qui anche lei, sorella, dia cortesemente la sua parola a Domenico e possibilmente anche gli segni da toccare. Ah, io non so niente. Come non so niente? Io non so niente e non voglio sapere niente. Sorai, vieni qua. Che sta succedendo? Io ho dato la mia parola e la manterrò. Sta facendo un diavolo a quattro, vuole venire qua? Oh zia, togliamo in disparo. Faccio la calma. Io faccio dove meglio. So. Cara Sora Rita, non si fa in questa maniera, eh. Le promesse vanno mantenute sul serio. E io lo farò. Chiacchiere, andiamo. Io non bevo solo te, ma se me ne andate mi fate l'affronto. L'affronto è stato fatto a noi. Oh, Chiara. No. Mi dispiace che sia accaduto tutto questo, ma non mi ritenete forse degno di imparentarmi con voi? Ma per carità, siamo tutti contenti, tranne quello prepotente dello socio. Vorrei morire. Ma via, non faccia così. La vita è piena di difficoltà e specie nei matrimoni poi c'è sempre qualche seccatura, ma poi tutto si aggiusta. Datemi tempo, ce penso io a sistemare tutto. Io posso aspettare, perché sono deciso a farlo per amore. E se dovrò patire e faticare per avere Laura, sarà tempo ben impiegato. E tu che dici, Laura? Spero che il cielo mi conceda sta grazia. Oh, innamorata. Dici, la vedo che mi compatisce perché soffro e sento che insieme staremo bene. Mi raccomando a lei, signora Rita, e alla sua volontà, signorina Laura. Io mi mantengo vostro umile servitore. E lei che dice, sora Rita? Che dico? Dico che se sti due figli si vogliono già tanto bene, vi giuro che se sposeranno a costo di far zompaverare a sta casa con tutto lo padrone. Arrabbiati, due soci! Capirai, caga fino com'è.
tiro? Ci vuole da villana per insegnare la situazione. Cara Antonia, è un pezzo che non ci vedevo. E quando che vi portai quegli 7 capugni a Napale? 7? E quanti se no? Erano 5, invece c'è. Ah, io non lo so. Tu non sai mai niente quando te lo no, me ne ricordo così bene che ne portavo 3 su una mano e 4 su quell'altra. Ma tu dove stai quando la portavo? Ah, io non lo ricordo. Non ricordi di niente, vai via, insetali. Cestea, lo fattore e Gregorio quando che gli consegnai. Ho capito. Senti, io te cercavo perché devo fare mai lo pranzo. E allora bisogna che mi porti per domani 4 capponi e 3 belle forme di pecorino. I capponi? Non ci sto più che sono finiti. E la parte padronale dell'ocacio è stata consegnata tutta. Guarda che l'ultimo cacio che mi hai dato erano 7 furbette così. No, sor padrone, no, che me ne ricordo proprio bene che erano 10 forme così. 10. Ma che è sta storia? È la verità. Gregorio! Gregorio! Ozzi armane. Oh! Senti, boh, ti ricordi di quando Antonia portò lì i capponi? No, capito. Quanti capponi portò Antonia per Natale? Chi se lo ricorda? Ecco, credo che non ti ricorda mai di niente. Dice che quando li portò, li consegnò a te qui, davanti al fattore. Ma chi lo dice? Antonia. Ah, se lo dice essa. Ma come, non te ne ricordi che le pigliasti 3 con una mano e 4 con quell'altra e li portasti giù allo cardiotto dell'orto? No, me ne ricordo. Ma me ne ricordo. Ma dico, senti, un po' fai da solo, un po' fai, ne ricordi mai da niente, fai da solo, Greco. Dico, ma l'hai cucinato tu? Mo non ti ricordi se l'hai cucinato 5 o 7? Ah, ne cucinavo uno per volta. Ah, il giorno di Natale ne ho cotto uno per un parente suo. No, tu ne cotti tu il giorno di Natale. Uno su bagno, lui manco lo su per 3 verso, gli chiedo. Poi, dopo, un altro a Santo Stefano, per forno 3. Un altro a Capodanno e uno per la Befana. Quanti forno? Ah, io quanti ne sapevo? Ah, no, io 5, quando erano 5? No, sor Pedro, erano 7, Io sarò corretta, ma sono onesta, quelle bugie non le dico, te lo posso pure giurare. Santa Polonia mi facesse venire le vedette e se le capponi non erano 7. Come paledicavo un fattore, come paledicavo? E fu Pugni, che dice? Io non ho parlato. Hai parlato te? Io sono stata zitta come una conella. E allora mi porti 4 pollastri e 3 forme di pecorino. Ma dei pollastri ce ne hanno più 3. C'hai più 7 bulle, ma 5 sono fedeglioni. Eppure tutte queste ame di piccolo d'aglio e di aspettanza mia. E allora vuol dire che mi porti? 2 pollastri, 2 galline e 3 forme di pecorino. Ma io non ci posso venire perché c'ha più mal di schiena, devo gli da un medico. Da un medico ci manda un marito tuo. Non c'è posso mandare questo salito che mi ce l'aglio io. Allora verrai dopo pranzo. E verrà dopo pranzo. E va bene. Allora mo te faccio l'appunto così vedi bene quello che mi devi portare, Ma sorto il quadro mia. Sorto il quadro tua? Sorto il quadro sua. Quello con l'inferiore la ti ho levata io, con i sacrifici mia, con lo grandurbo mia. Andò, a me vengono a tornare i conti, parla con quelli che non vogliono consegnare, roba mia, mettete d'accordo con loro. Ma tu non lo ricordi per davvero che i capponi erano 7 e le forme di cacio erano 10? Lo ricordo sì, ma che dovevi mettere con il fattore? Ma non è che è un calante, E allora scendevo lì di mezzo io, sapessi come magna quello che hai risposto. Ecco qua.
fatto l'appunto di quello che mi avevi portato, così te lo ricordo. Ma io non saccio leggere. Ti ho fatto la traduzione per gli ignoranti, no? Ti vedi questi tre cerchietti? La vedo. Queste servivano le forme di gamba. Esatto. Queste camucette servivano le buone. Posso di via mio? Va pure. Riverisco, signor Pappone. Ma manco se lo matti, più non capisce niente. Però dalla parte è meglio perché così sulla moglie ci comando io. Ma tanto la nipote mia, la marito con chi mi pare, mi inizia giù lo padre. Ma che vuole questo? Mi si fa male quando mi deve parlare. Posso? Voi sì, ti ho mandato a chiamare io. Comandi? Senti, boh, è finito da fare le lettere, arrabbiare? Non facevo lì. Ma tanto è sbrigato, ho bisogno di te sbrigato. Senti, che mestiere ti piacerebbe fare quando sei grosso? Oh, ti piace stare con me? Sì, signore. Lavori volentieri? Sì, signore. La faccia è d'accordo? Sì, signore. Ma che sa di solo se signore? No, signore. Allora che mestiere ti piacerebbe fare, non lo sai? Vieni qua. Sì. Senti. Quanti anni c'hai? 19. 19 si dice, no? 19. Ecco, bravo. Ti piacerebbe mia moglie? Io, a mogliarmi. E sì, perché te te che è una cosa seria, ti invece ridi? Questa, ma voi non voi, ci penso io a fate la pigliata. Ma quando mi dovrei sposare? Subito! E tu qua lo sa? Se non lo sa, non lo sa, però se sta bene a me sta tranquillo. E chi mi vuole dare? La ragazza. Bello brutta. Con me te andate interessante. Ecco di tu. Te sta bene? Vorrei sapere chi è. Lo saprei quando decido io. Cioè, beh, almeno la conosco. Sì, la conosci, ma zitto quando si parla. Non dico niente. Sto padrone? Non tu che c'è, che vuoi, che viene a scocciare? Sto venuta lì da parte della nuora sua che se non gli dispiace gli dovrebbe parlare. Ma dispiace gli dici da no. No, gli dici con il conto no. E questa timbola è finita a stirare questi dubbi, eh? Devo finire. Ma quando c'è me? Ti lo sai che quando deve cominciare il lavoro, tocca. La padrona mi ha fatto lasciar via le stirate e lavalime delle finestre. Ma perché comanda più da me la padrona? Volevo dire la sora Rita. E quando ci metti a fare il tuo lavoro? Come dice sempre lei, quando si comincia il lavoro bisogna finire. Apposta, te l'ho detto prima pure. Capito, vado a finire. Va bene, ma mi permetto di dire che anche la sora Rita dovrebbe dire la sua su sta casa. Specialmente per le faccende. Ma tu senti che è impertinente. Dico, ma che te frega te, perché comincia a fare tu, no? Sono terminoccia anch'io. E mi pare giusto difendere i diritti della signora. Tu invece ne hai inviciate queste cose, a cara poca testa delle case sballate, se no te lo faccio vedere io. Che mi vorrete fare? Te caccio via. Perché dico quello che penso. Non devi pensare, devi obbedire e basta. Ma come, la canetta? Ma te fa quello che voglio io. Non l'erba voglio o non si trova? Oh, a casa mia, perché ci sta. Hai capito? Perché vuole farlo cattivo? Ah, comincia questa qui! Ma che te sei straccata questa qui? No, sono straccata ad aspettare la paga. Se non te ne vai subito la paga della donna, con questo! Ti devo parlare! Dopo! Dopo che te ne vai subito! Hai capito? Dove sta la paga? Ah, aspettami. Sì, quando mi aspetta? Quello che mi pare. E che devo fare? Niente, non devi toccare niente se no ti taglio le mani. Anzi, vedi quella macchietta? Guarda la fissa e non te muove. Mamma mia, quanto è secco questo. E a
scegliermi vuole da moglie, ma sarà vero. Beh, che c'entra, se fosse vero non mi dispiacerebbe, eh. Nicolì! Oh! Che stai a fare? Il padrone mi ha detto che devo guardare... Gli all'ufficio con papà. Che volevi dire? E non ti ha nessuno, sa? Ma lo sai, io non parlo. Il padrone mi vuole da moglie. Te vuole far mogliare? Sì. Papà tua lo sa? Dice di sì. E la sposa chi sarebbe? Boh. Tu saresti con te? E non vedo l'ora. Ma se mi riconosci, là? E il padrone ha detto che lo conosco bene. Nicolì, tu sei vissuto sempre qui. Non sei mai andato a casa di anni. Quindi è una di sta casa. E dici che è la nipote? Figuriamoci se ti fa sposare con la nipote. Allora sei tu. Ti dispiacerebbe? Magari fossi duce, sì. Potrebbe anche essere, eh? Perché il padrone, ogni volta che gli domando in che si taglierà, mi dice sempre: se stai buona, ti marino. E me l'ha detto anche 3 giorni fa. Ma allora sei tu. Saresti contento? Cecilia mia, mi sei piaciuta sempre, ma sai, io sono ancora un ragazzo, non so frate di certe cose, non c'è coraggio di vittima. E tu ci avresti gusto a sposarmi? Non mi piace. E perché non me l'hai detto mai? Quello sì, te l'ho detto tante volte, la voce non sta bene. Poi pensavo che non ti importasse. Cecilia mia, non c'ho coraggio a crederci. Vabbè, fermo però che non siamo ancora sicuri. Tieni quelle mani a casa. Oh, Gregò, non ti niente a papà. Sì, tu a Gregò, per carità. Non faccio altro, Simone, te vuole un padrone. Vado? Vado, se non sai qualche cosa dimmelo, eh. Sta tranquilla. Oh, va bene, ha fatto sposa presto. I giovani che tardano a mogliasse diano certi vizi, questo invece è un piccioncino inesperto, io loro ho insegnato tutto, ci vorrà un po' di pazienza. Me l'ha detto
Nicolino. E che ti ha detto? Se glielo dico, si arrabbia però. E perché mi dovrei arrabbiare? Oh, sta bene che è quello che non vorrei. Mi si accappò nella pelle. Se sente bene, signora. Sto benissimo. Allora chi sarebbe? Me sa che sto proprio io. Tu? Sì, signora. Oh, ma è tornata lo fiato. Come fai a essere sicura? Lo sa anche lo padre di Nicolino. E quello borbone presuntuoso sta contenta, le fa sposare un figlio con una cameriera senza un centesimo? Non ci avrò la dote, ma sto sveglia e c'ho parenti importanti anch'io, sa? Ma tu sei proprio sicura che te vuole far sposare con Nicolino, eh? Come ti ha detto? Mo' gli dico com'è andata. Allora, il padrone ha chiamato Nicolino e gli ha chiesto se si vuole ammogliare. E chi te l'ha detto? Nicolino. Allora, dico, chi te vuole dare? Dice, non lo so, ma ha detto che sta in questa casa, che la conosco e che sta in questa casa. E dico, e se fossi quella? Dice, magari, signor, ci avrebbe un gusto matto proprio come me. Tutto qui? T'ha nominato Nicolino? No, ma sa quante volte lui mi ha detto che mi vuole maritare? Sì, quando gli hai scotto qualche diritto. Beh, si sa che è un po' strano. Però può darsi che da un momento all'altro mi chiama e mi dice che mi devo sposare. Ma che gli dispiace? Io se gli parlo lo fa con il cuore aperto. Va a chiamare la signora Rosa, va, sarà meglio. Va bene. Vado. Questa è invidiosa perché mio marito prima della figlia. Se c'hai da fa, va pure. Ho capito, ho capito.
Babbo me se mangia. La moglie non me ce vuole. Io via mi chiudo sulla soffitta. Cara, mi trovo in una situazione così disperata che ho proprio bisogno della collaborazione sua. A dire la verità, me ne ero andata un po' offesa. Ma a cui pensavo che non era colpa sua. E poi c'è sta Domenico e mi fa una pena che chissà che farei. Mi premeva di sapere se a sto giovanotto gli piace veramente Laura o se gli ha fatto i complimenti così solo per educazione. Oh, è innamorato sul serio. È disperata, sta aspettando a soffrire. A sto punto più tempo perdiamo e peggio è. Ci stanno certi pericoli per l'aria con quello matto dello socio mio che se gli dicessi tutto si metterebbe le mani sui capelli. Dovrebbe parlare direttamente con Domenico. Magari, ma... però ci dovrei parlare subito. Sta qui fuori che aspetta. Ma ha accompagnato lui che premeva per sapere le novità. Giochiamo. Io non ho con la mano ma col cento l'aiuterò. Grazie, grazie tanto. Permessa? Prego, signore, si accomodi. Se non mi avessero fatto entrare, non mi sarei certo permesso. Stia tranquillo che a casa mia sarà sempre permesso. La ringrazio. C'è urgenza di parlare con lei, perché c'è sta una cosa che mi angoscia e mi tormenta. E lei mi può aiutare a rimediarla. Dunque, lo so, c'è tu. Uomo indiscreto, incivile senza cuore, sei in pericolo per rovinare la vita mia. E la promessa niente meno che lo figlio del fattore. Mi dica lei se si può essere più cani, perfidi e crudeli. Possibile? Ma figlia, che fiore, un gingillo, una farfalla. Caro signor Domenico, sia sincero, gli vuole proprio bene, Laura. Ne ho tutta la stima. Parliamo di stima, non so, parliamo d'amore. Ma sì, l'ho detto, l'amo e dico poco, perché sarei felice di sposarla anche subito. Mi pare che sia spiegato bene. Mi perdona. E comparisca una madre piena di zelo e confusione. Ma se per la dote dovessi aspettare che lo socero mia parta, aspetterebbe. Dove dovrebbe andare? All'altro mondo, dove se no? Oh, sì, penso di sì. A parte che per gli interessi economici, sa, dipendo ancora dai miei genitori. Ma penso di sì, credo che mi accontenteranno perché mi vogliono bene. Sì, per la dote posso aspettare. Bene, a sto punto tocca sbrigarci per salvarci da sto pettolo. Io e Stefano stiamo in pieno accordo di fargli sposare la figlia e se è felice. Lei pure, per cui... basta trovare due testimoni e avevo risolto tutto. Ah, ma sarà mia! E tu che ne pensi? Beh, circa la dote, mantengo la parola data. Ma sa, sposarsi così, di nascosto del nonno, poi che è anche il capo della famiglia, non mi pare proprio una buona azione. Ci si può opporre con giustizia, con ragione, energicamente, ma non si può correggere un male con un altro male. Tu dove fa l'avvocato? Certo, parlava bene, ma vuol dire che quella vora figlia mia non è destinata a lei. Ma perché mettiamo tutto in tragedia? Non si può risolvere tutto che so parlando. Ci parlerai tu, che parla meglio di te. Io non avrei difficoltà. Non lo conoscete, non sapete chi è, non ci opineremo niente. Ma nella peggiore delle ipotesi mi dirà di no. E lei si attenderebbe. E cos'altro potrei fare per costringerlo a dirmi di sì? Oh, allora Laura non c'ha più speranze. Non sarebbe colpa mia? Anche se ne soffrirei. Ma chi ci sta dietro la porta? Non lo so. Che sia lui più. Oh, se fosse lui ci parliamo subito. Là. Ci posso guardare? Faccia, faccia. Guardate chi è. Lauretta. Correttamente. Via, non te ne vergogni. L'avrei fatta anche io. Ma che facevo? Stava sentito. E ha sentito che di me non gliene importa niente. No. Ma se ha sentito bene, avrà capito quanto ci tengo a sposarla. Lei era disposta a rinunciare. Ho detto solo che non posso costringere suo nonno, anche se mi batterò. Ritirati, dai. L'assicuro che la stimo e che le voglio bene. Io non ci credo per niente. Ma sentite cosa ha detto? Oh, povero tesoro. Più la vedo e più mi piace e più mi convinco che devo parlare con il nonno. Signora mia,
mi faccia tentare. Dobbiamo tentare ogni possibilità per far breccia nel suo cuore. Non ce lo faccia parlare, vedrà che andrà tutto bene, sorra Rita. Io intanto vado a consolare quella pura figlietta. Chieda di lui, magari riceve. La ringrazio. E si faccia sentire. La riverisco. Certo, non c'è dubbio che questo giovanotto quando parla t'incanta. Ma con lo suocero mio c'è sta poco da fare. Le meglio qualità sue sono la tirchieria, la superbia e la vigna. Per lui sono tutti scemi e cattivi, solo lui ha tutte le doti. E certo, la tirchieria la chiama economia, la superbia è punto d'onore e l'ostinazione è precisione e puntualità. Sono sicura che sarà così fino all'ultimo respiro. Dio mio santo, portalo magari in paradiso, ma faglielo da presto st'ultimo respiro. E così respirando un po' anche noi. I miei omaggi, signor Torquato. Benvenuto, caro signore.
Perdonerà l'incomodo. Era quello che io ci ho tanto da fare, no? Quelle delle carte che ci ho prese, ho studiato, che cosa è mia. Ma io la prego solo di avere la pazienza di ascoltarmi. È una cosa lunga? Può essere lunga, come può essere breve. Se tratta dei soldi finisce qui perché non c'è lungo. No, no, non si tratta di denaro. Allora? Dicevo, lei non ha una nipote da maritare? No, signor. No? No, questo no. Mi perdoni, ma il signor Stefano non ha una figlia? Beh, ce la scelgo. Questo. E non è da maritare? No, lo dico no, perché già maritata. Le chiedo mille volte perdono, ma la madre ed il padre lo sanno che la ragazza è già maritata? Io domando 2000 scuse, ma se non sono loro lo so io e questo che basta. Compatisca l'ardire, ma la ragazza lo sa? Se non lo sa, lo saprà. E dunque non è maritata? Sì. Oh, la prego, non si alteri. Sono un galantuomo, non mi permetterei mai di farla soffrire. Capisco che lei è un uomo d'onore, che ci tiene a mantenere la parola data. Me ne congratulo e lodo la sua correttezza. Era bella marrettina questa, fratella, prima che tu giù faceva. È un'ora che sto in piedi. Mi sono anche stancato. Cadro da di me. Se me lo consente, sì. Cioè, ma se sbrega, che io l'ho detto, io ce la fa. Ma mi spiace vederla in piedi. Figura da me. Perché non si siede? Perché io devo aperto. Vuole farmi l'onore di dirmi a chi ha concesso sua nipote? Ma perché gli interessano tanto le cose che non la riguardano? Oh, non si scaldi, per carità, e mi sopporti bonariamente. Io non sono certo venuto a turbare la sua pace. Io parlo a fin di bene e sono certo che anche lei, alla fine, apprezzerà le mie buone intenzioni e la mia onestà. Dunque, me lo dice chi è questo giovane? No, signore. Lo dirò io? Sentimo. Il figlio del fattore. Che gli ha dato? Oh, non è necessario che lo dica. No, 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 ma invece lo voglio sapere, me lo deve dire. Va bene, glielo dirò, ma lei prima mi dirà perché vuol tanto favorire queste nozze e tenendole nascoste. Torno a dire, so, affare mia, e non gli dico niente. Posso dirle che io non solo so quel che fa, ma anche quel che pensa. Che lustronico. Oh. Oh, no, no, non sono un mago, sono solo un giovane. In grado di capire gli uomini e di arguirne i pensieri e i sentimenti. Lei soffre, signor Torquato. Sì, ma per me sta benissimo. Lei soffre perché un uomo ricco ed importante come lei si vergogna di far sapere al mondo una debolezza tale che non può e non deve essere approvata da alcuno. Meno che ce l'ha mangiato, via che l'ha beccato così bene. Sono venuto di mia volontà. Parlo per il suo bene e a dir la verità anche per il mio. Ah, ecco, ma ci siamo arrivati. Lei sarebbe quello che vuole sposare Lauretta, la nipote mia. Ma se ricordi che la madre gliel'ha promessa senza sentire a me, capito? Lo ammetto, una mia parente si è interessata della cosa, ma le assicuro che senza il suo consenso non si sarebbe fatto nulla. Conosco il mio dovere ed il rispetto dovuto a un capo di casa della sua qualità. Secondo me che questo sembra proprio un gentiluomo. Non so se conosce la mia famiglia. Eh? Non so se conosce la mia famiglia. Ah, come fa il cognome? Rapunzoli. Come? Rapunzoli! Ti conosco, sì, Rapunzoli! E dunque converrà con me che appartenga ad una famiglia rispettabile. Ma non l'ho messo mai in dubbio io. E non posso sperare dunque che mi conceda sua nipote? È maritata. Ma no, non è maritata. E tu non ti decisi, l'ho promessa come se fosse maritata. Col figlio del fattore. Con chi? Mi pare, piace. Mi permetta, ma se lei vuole maritare sua nipote col figlio del fattore per risparmiare i soldi della dote... Ma chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha detto, dico? L'ho scritto qui sull'agenda mia pure, che sul contratto, ecco, gli ho promesso. Alla firma del contratto saranno versati 6.000 dotati al signor Tizio Caio. Ma come? Ma lei dà sua nipote al figlio del fattore con 6.000 ducati di dote e non la dà a me che... La maritava! Io non avrei voluto un centesimo di dote. Non ho capito bene.
io non avrei preteso la dote. Ma perché dovete essere? Che te credi? Serva sua, sì. Signorino. Che ne pensi? Per me non ti importa più niente. Mi importa, mi importa. Ci vedremo di nascosto. Ah, ma che c'è sulla capoccia? Mi vedi tutto di riserva. Emma, Emma, sì, la serva, mi devi portare rispetto, sa? Senti che cosa? Emma, ti cazzo via. Ho fatto presuntuoso. Oh. Oh, ragazzine, che è sto battano? Sarebbe questo lo sposo? Sì. Bella loco, pensa che fortuna che gli è capitata quella letta. Mi pare strano che la signora gli stia a È vero, signora Rita, che mi vuole far sposare Lauretta? Te piacerebbe? Tu c'hai la faccia tosta, te pretende? Devo dirti via il fiore della figlia mia? Pezzetti, carciofo. E che c'ho paura di quello rincoglionito del suocero? T'azzardassi a guardarla, né a nominarla? Che te scoccio con un fiasco! Gesù, senti? Ho bevuto la cipriata, bro! Che hai detto? E niente, che ho fatto? Che hai fatto? E lo combattisca, sora Rita, è solo un ragazzo, e non già corba lui, no. È vero figlio mio? No, che corba c'ho? A te non ti interesserebbe sposare la signorina Laura, è vero? No. A te non ti interesserebbe manco sposarti per adesso, è vero? Veramente, qui non mi vorrei sposare. Cioè, tu credi che sei? Lui non pretenderebbe niente, gli saprebbe meglio Cecilia, sì, eh? Sì, Cecilia. La sposeresti, Cecilia? Magari. Tocca a vedere se lo voglio io. Beh, hai cambiato idea? Che mi hai detto stamattina? Ma se mi avrebbe lasciato venata, a te me non gli importa niente. Ma perché ce l'ho costretto? Ma mi sei sempre piaciuto da Cecilia. Via, via, e se vede che se vogliono bene. Stia contento, sì.
quando una cosa è fatta, maritamoli e si aggiusterà tutto quanto. Che ne pensa, signor Nicolino? Sentirai il fatto delle ecce che mi darò. Un altro e per questo ce l'avevo con il suocero. Ma sta tranquillo, te proteggo io, te ripeto io. Allora che ne dici? Che gli dico? Farò come dite voi. No, mi raccomando, però non mi deve far mancare niente. Fidate di me. Forza ragazzi, tocca sbrigarsi prima che si sappia, Quando un saprà papà, siamo dei noi. Uno non va. E anche la mia danza. Sbrigati, vado! Com'è la vita? Quando meno te l'aspetti, te capitano ste belle cose. Quella, c'ho la voglia di riammare il che non sta più dentro i panni. Ma me li dica papà? Lascia fa' me. Ci pensavo tutto noi. Dite bene voi. E se sono trovato mi licenzio? E provamo lo posto noi. Sta tranquillo e contento. Che fra poco potrei baciare la sposa e goderla per tutta la vita. Eccoli! Arrivano Gregorio e Pasquale. Venite, venite! Farete da testimoni a sti due bei giovani che si sposano. Regalo di niente a papà, eh? Ah, io non c'ho niente. Questo è mio marito. Dito anche tu. Questo è mio marito. No, questa è mia moglie. Questa è mia moglie. È fatta! Grazie tante, papà. Ma si competti se mangiano? Bravo, bravo, bravo. Andiamo. E dove? Okay. Andiamo, mamma loco. Lauretta sarà contenta per essere liberata da questo babbeo. Ormai non mi è cascata dalle nuvole. È sorpato. E Sanremo? Tocca la vita per la settimana. Non credo che Sanremo c'ha la voglia di venire. Permesso? Scusate, mi sono permesso di entrare e vi ho trovato aperto. Altrimenti... Signora Rita, ero venuto a dirle che ho parlato con il signor Torquato, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. No, e niente sul serio. Perché ridere? Ci sta, rimedio, ci sta. Tagliamo tutto. Però io sto bene. Non invece avevo. Sei vogliato? Sei sposato con Cecilia. Mio padre non sa niente. E non c'avevo più paura di lui. La prenda è libera. Te la puoi sposare, che ne dici? Che dico? Fatemi capire. In questo poco tempo sono successe tutte queste cose. Sì, signore, non ci credo. Ma ci credo sì, è che sono fuori di me dalla gioia. Oh, cuore incantato. È l'amore, la consolazione. Mi scoppia il cuore dalla felicità. Sono tanto contenta anch'io, questi giovani, e anche per voi. Ma quella distanza... Zordi è, signora Rita. Quando lo vedo mi voglio. Signora Rita, non so se sa dell'onore che il sottoquavo mi ha voluto fare. Lo so. Io non avrei mai sperato. Ma perché? Mi meraviglia. È contento ma migliora. So tre volte si fa bene da me, O viene il bello? Tu che stai a fare? Sono venuto a fare un dovere mio qua, signora Rita. Riverisco, signor Torquato. Buonasera, signora. Buonasera, signor Suocero. Buonasera, cara Nora. Non fai l'ufficio. Mi faccio almeno ringraziare la signora Rita. Perché? Come te che d'averne fatto l'onore di far sposare la figlia a Nicolino. Ah, che ne dice, cara Nora? Io non dico niente. Eh? Non dico niente! Ha sentito? Me la congedo volentieri.
Sono contento, adesso allora se la signora è contenta bisognerà chiamare Nicolino, farlo venire qua, ma io non lo so dove andare veramente. Lei signora lo sa dov'è Nicolino? No, non lo so proprio. Dovrebbe stare nella prima stanza a sinistra e con la sposa. La sposa? Certo, con la sposetta sua. Mamma padre. Scoppia la guerra! Ce la saremo! Non lo so! Non lo sai? No! Tanto ogni volta che serve non si trova mai! Per il rispetto e la stima dovuti al signor Torquato. E dove dovrei andare io? Che scemo che sta pure ammogliato. A Nicolino ci penserò io. E Cecilia verrà con me. Grazie, grazie, signora. Allora, sono contento, Cecilia. Cecilia, la chiama Stefano e fallo venire subito, signora. E io? Come vado a finire? Ma come lavorare gli anni come prima? Ma l'ho servita per tanti anni. Io continuerò a servirla senza salario. Gratis, lo giuro. Ci penserà da Cristo, passi la parte. Ma signora Rita, che dice? Ma vuole rovinare? Ma per caro. Ma capito tutto, sta cominciando a capire tutto, amico mio, sa. Ci sta Stefano che fa il lavoro suo. Ma se Stefano non è buono a niente. E l'aiuterà Domenico. Come c'entra Domenico? E c'entrerebbe. Se lei volesse, c'entrerebbe. Ma spiegatelo che io non capisco. Quel contratto si è revocato per il fatto accaduto. E allora? Dunque, se lei volesse concedermi la mano di sua nipote, continui. Sarei disposto a darle una mano. Gratis? Gratis. Gratis. Concluda. Mi pare di aver concluso. A me pare di no. Perché? Cosa manca? Mi ha detto senza dote. Ah, sì, è vero. Senza dote. Bravo, figlio. Parola. Dove sta la dote? Venite qua. Cari figlioli, nonno vi dichiara marito e moglie e che lo padre eterno vi mandi tanti rapunzoliti. Sistemati, tutto a posto.
E io che l'ho servita per tant'anni, come vado a finire, eh? Comunque non finirà qui. Le farò causa. Ah sì, signor Reno? Sì. Ma prima di fare causa dovrà pur rendere conto della sua amministrazione. Perché sa, dice, siamo venuti a conoscenza di fatti gravissimi. Sì. Meglio è meglio, se no questo me lo viene, eh. Ma che è successo? Che erano quegli strilli? Sì, c'è stata un po' di confusione perché sai, si è sposata la figlia nostra. E con chi? Con il signor Domenico. Le ho detto che avrei comodato tutto io e che sarebbe andato. Signora Rita e signor padrone, permettono che io e Nicolino ci ritiriamo? Per fare i fagotti di via. No, come diceva sempre lei, quando si comincia un lavoro... Tocca a finire. Appunto, Nicolì, dove eravamo rimasti noi? Sì, io sarei.
Ciao. Allora, direi che ti Ciao. Ciao. Mi servono i preparativi, traspillette, cose varie, aghi, feltrini per non far rumore. Qui è un macello, vedi? Tac. Che classe che c'è. Va bene, va bene. Quello che pensiamo noi è tutto al contrario, ragazzi, la funzione. Ho comprato che è stato pronto. E poi, anche 6 giorni, mica più che mi sono fatto. Posso? Ma tu dopo durante il riso se vieni a fare il della casa di riposo, che è vicino della casa per tutti.